È andata in onda questa mattina la protesta delle emittenti radio TV locali per salvare la libertà e il pluralismo dell'informazione sotto attacco dai poteri forti, in previsione dell'introduzione del digitale televisivo terrestre DVB-T2 e del 5G. Dalle 11 alle 13 le emittenti radio e TV locali italiane hanno quindi sospeso le proprie trasmissioni per connettersi a reti unificate da sud al nord per esternare la propria protesta. Il presidente dell'Area Radio Televisioni Europee Associate, Antonio Diomede, ha illustrato i termini della protesta che è andata in onda in concomitanza con la riunione del tavolo di coordinamento TV 4.0 convocato per domani alle 11 dal Ministero dello Sviluppo Economico. In rappresentanza dell'Area Radio Televisioni Europee Associate interverrà Gabriele Betti, segretario nazionale settore TV, il quale esporrà al governo, al ministro Patuanelli, al sottosegretario Mirella Liuzzi, il punto di vista delle 900 piccole e medie imprese radiotelevisive sull'ingannevole procedura con cui sta procedendo il governo per realizzare un nuovo oligopolio della comunicazione in violazione dell'articolo 21 della Costituzione, del diritto alla libertà d'impresa e del lavoro. Gli operatori televisivi mostrano le preoccupazioni per l'attuazione del passaggio alla nuova televisione DVB-T2 con le conseguenti ricadute negative sul bilancio delle famiglie. L'operazione DVB-T2 è inopportuna per il cittadino e per gli editori radiotelevisivi in un momento di grave crisi economica e pandemica. Accade solo dopo 10 anni da quella del digitale DVB-T1, dove furono sospesi più di 2 miliardi di euro per favorire i colossi dell'elettronica di consumo, i telefonici e i duopolisti della comunicazione. Anche in questa occasione di impropria evoluzione tecnologica ad avere vantaggi saranno i telefonici del 5G e i neoliberisti della comunicazione nazionale e mondiale. A soffrirne saranno quindi certamente quelle 900 emittenti locali alle quali sono state sottratte di imperio le loro frequenze e privati del sostegno economico necessario per mantenere il pluralismo informativo e per la quale sono a rischio 4.000 posti di lavoro.